Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Io sono una maestra di connessioni angeliche. In questo video ti parlerò di uno dei tre segreti sconosciuti al 90% degli operatori di luce o dei canali di luce che ricevono i messaggi dalle guide, dagli angeli, dai maestri. Ebbene, il segreto è la protezione psichica prima di ogni sessione di lettura angelica, sia intesa una lettura angelica con le carte che come scrittura ispirata o come connessione diretta. Bene, ti mostrerò come si pratica la protezione, ok? Naturalmente, dietro questo lavoro c'è una grande preparazione che è quella della purificazione energetica con la purificazione dei chakra, il radicamento dell'energia fino al centro della madre terra e la liberazione con l'arcangelo Michele. Ebbene, dopo che si fanno queste azioni giornaliere, allora il canale di luce è pronto per una lettura angelica. Naturalmente ci vuole anche una piccola preghiera di protezione prima di ogni sessione di lettura angelica, come dicevo prima. Vi mostrerò come, ok? Se hai 2 minuti, prendi 2 minuti del tuo tempo e ricevi i messaggi che gli angeli hanno oggi per te attraverso le carte. Non preoccuparti, sono dei messaggi protetti, sono dei messaggi sicuri, allineati all'amore più luminoso e potente in assoluto con l'energia e la frequenza dell'arcangelo Michele. Bene, iniziamo. Invoco la divina presenza di Dio Dea onnipotente, padre e madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi, il sé superiore di tutte le persone che con tanto amore mi stanno seguendo. Invoco te, arcangelo Michele, invoco il maestro Gesù, Maria Regina Celeste. E con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare le nostre energie, le nostre intenzioni, parole ed azioni, di radicare la nostra energia fino al centro della Madre Terra, di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze, di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato e di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea onnipotente, Padre e Madre. Chiedo di ricevere messaggi di saggezza, di verità e di integrità per il maggior numero di tutte le persone che mi stanno seguendo in questo momento. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie all'intera coscienza micaelica. È fatto, è fatto, è fatto, e così è e così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Vediamo cosa l'Arcangelo Michele ha da dirci in questa lettura angelica. Vediamo un po', ci pensa Dio? Seconda carta, esplora le tue possibilità. Terza carta, stava per uscire. Eccola qui. Prendi un impegno. Vedete? Ok, iniziamo la nostra lettura angelica. Ci pensa Dio. È un momento un po' difficile, un po' particolare nella tua vita. Devi prendere delle decisioni importanti. Stai chiedendo aiuto al cielo, stai chiedendo aiuto ai tuoi angeli. Non è un caso che stai guardando questo video. Questo messaggio è proprio per te e sta arrivando proprio per dirti che l'Arcangelo Michele, gli angeli della coscienza micaelica ti stanno aiutando, stanno cercando di guidarti, di indirizzarti in una precisa direzione. Ascolta i segni, ascolta la voce interiore, ascolta il tuo sentire, lascia andare il caos e la paura. Devi anche, pregare un po' di più, connetterti maggiormente con l'Arcangelo Michele, purificarti, liberarti e proteggerti da tutte le energie egoiche di paura,
paura tue oppure che potresti aver assorbito dagli ambienti e dalle altre persone. Quindi veramente lascia andare il caos della terza dimensione, connettiti con le frequenze dell'Arcangelo Michele e vedrai che tutto andrà per il meglio. Ripeto, devi prendere delle decisioni abbastanza importanti e l'Arcangelo Michele ti sta dicendo: esplora le tue possibilità, puoi fare diverse scelte. Non può dirti l'Arcangelo Michele cosa tu devi fare. Quello che tu devi fare è ascoltare il tuo cuore, perché la tua anima ti sta guidando a prendere una decisione importante nella tua vita, che possa essere seguire quel corso, che possa essere iniziare una nuova attività, che possa essere mandare quel curriculum per quell'azienda. Esci dalla paura, non giudicare, non giudicarti, non essere così severo o severa con te stesso o con te stessa. Abbi fiducia, perché sei degno, sei degna e meritevole di ricevere abbondanza, sei degno e meritevole, sei degna e meritevole di avere il meglio nella tua vita. Quindi veramente valuta i pro e i contro per ogni diciamo decisione importante da intraprendere, va bene? Diciamo che per un esito positivo è importante che tu prenda un impegno con l'Arcangelo Michele, un impegno di fede, un impegno di fiducia, maggiore costanza nella preghiera, più allineamento all'amore. Cerca di non prendere le scorciatoie, cerca di rimanere nella via dell'integrità, della saggezza e dell'amore, perché vedrai che così si aprirà davanti a te il meglio, il tuo massimo bene. Bene, spero di avervi mostrato con semplicità come si facilita una lettura angelica, ad esempio con l'utilizzo delle carte. Nei miei corsi e nei miei seminari dal vivo in presenza insegno tre modalità di lettura angelica e di connessione. La prima parte, la prima fase è quella della lettura delle carte, la seconda fase la scrittura ispirata, la terza fase la connessione Per diretta. fare Chiarezza chiarezza su questi argomenti, ho creato un video training completamente gratuito che ti aiuterà a capire questi concetti. Andrai a scoprire quelli che sono i quattro errori commessi dagli operatori di luce o canali di luce e quelli che sono i tre segreti sconosciuti al 90% dei canali di luce. Tu potresti essere uno di questi, magari sei avanti nel tuo cammino spirituale, magari già canalizzi i messaggi delle guide degli angeli, però hai bisogno di integrare concetti come la protezione, la purificazione, la liberazione e così via. Quindi clicca qui il pulsante qui sotto, iscriviti al training. Il training ha una durata di circa 40 minuti, è molto istruttivo, ha delle informazioni uniche nel suo genere e poi alla fine del training, se ti sentirai pronto, se ti sentirai pronta di fare il passo successivo, potresti eventualmente frequentare il mio corso online dal vivo con me, direttamente con me, della durata di 6 settimane o addirittura frequentare i miei seminari in presenza. Bene, io spero di conoscerti di persona, ci vediamo dall'altra parte, un bacione grande, a presto, ciao!